Buonasera, benvenuti al TGN, siamo in diretta da Milano. La notizia del giorno, lo sciopero che ha bloccato questa mattina trasporti, scuola e sanità dalle 9 alle 13. Andiamo a vedere allora un resoconto della giornata con due linee metropolitane a Milano coinvolte e anche due manifestazioni per le vie del centro della città promosse dai sindacati con Stefano Guerrero, il riassunto della giornata. Una manovra del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese. È il motivo principale dello sciopero generale proclamato per oggi da CGIL e UIL, a cui si sono unite le sigle FILT, COBAS, CUB ed SGB. Le altre richieste vanno dal rinnovo dei contratti pubblici all'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni. Hanno così incrociato le braccia lavoratori di fabbriche, personale delle poste, della giustizia, medico, scolastico, di uffici pubblici e del trasporto pubblico locale. Coinvolto anche il settore aereo, ma non le ferrovie, perché hanno già scioperato pochi giorni fa. Uno sciopero ridotto a 4 ore rispetto alle iniziali 8, dopo la precettazione del ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il diritto alle rivendicazioni sindacali non può paralizzare lavoratori, cittadini e studenti, aveva twittato il leader della Lega, rivendicando il diritto alla mobilità degli italiani. A niente è servito il ricorso dei sindacati, bocciato dal TAR. Dalle 9 alle 13 si sono allora sentite le conseguenze dello sciopero, soprattutto nelle principali città italiane come Roma, Milano, Napoli e Torino. A Milano si è fermata la linea gialla, la M3, mentre la verde, la M2, ha registrato maggiori tempi di attesa alle banchine. Tempi di percorrenza più lunghi pure per le linee di superficie di bus, filobus e tram, anche per le deviazioni causate da due cortei che si sono svolti tra le vie del centro. Uno promosso proprio da CGIL e UIL, con comizio finale in Piazza San Babila. L'altro, appoggiato da sindacati di base, vari comitati e collettivi studenteschi, è terminato in Piazza della Scala. Sentiamo allora proprio le reazioni dei sindacati. Ha parlato la UIL con il segretario generale Enrico Vivizza e la CGIL con Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano. Tutti ovviamente molto critici con la manovra del governo Meloni, la manovra che l'esecutivo si appresta a varare. Andiamo a sentire allora le loro dichiarazioni. Il governo dovrebbe ascoltare questa piazza, queste piazze che oggi in tutta Italia manifestano perché c'è in contrasto a una manovra che non tiene conto delle proposte che il sindacato ha presentato. Si vogliono intestare il cuneo fiscale, vogliamo ricordare che il cuneo fiscale è una battaglia delle organizzazioni sindacali, soprattutto di UIL e CGIL. Abbiamo chiesto maggiori investimenti per assunzioni, per ridurre le liste d'attesa. Abbiamo chiesto di rinnovare i contratti collettivi nazionali, privati e pubblico. Oltre 7 milioni di lavoratori sono in attesa del rinnovo. Noi protestiamo perché c'è un governo che non si assume la responsabilità di governare, dei sovranisti che vendono le nostre infrastrutture e non impotizzano, non costruiscono una politica economica che dia risposte alla crisi economica che abbiamo di fronte, fatta di inflazione e di salari bassi. Ci vuole una finanziaria che invece di mettere 4 miliardi di euro sulla sanità mette 18 miliardi di euro, che è la cifra esatta per recuperare l'inflazione. Senza quegli euro non ci sono le garze, le punture, non ci sono gli infermieri e i medici. Ci spostiamo adesso a Corvetto perché è alta ancora la tensione dopo la morte del 19enne Ramy. Oggi ha parlato il papà del giovane invitando tutte le persone che hanno protestato nel quartiere Corvetto a non fare azioni di violenza e soprattutto ha detto che il suo figlio sarà sepolto in Italia. Oggi il giorno dell'autopsia con Aurora Ora Mavaracchio, sentiamo le dichiarazioni del papà di Ramy e facciamo il punto sulla giornata. Adesso io ho mandato un messaggio per questi ragazzi che fanno casino. E noi, lontano da questa cosa, io ho detto basta violenza, basta fare cosa brutta figura della strada, non fermare la strada, non accendere il fuoco nella strada, non fai niente. Perché Rami non voglio questa cosa. Rami non voglio, per favore, lascia stare, brutta figura, lascia stare, non fare niente. Domani volevate fare un'altra Non scolata, non è il lo vedete più. momento, non è il momento, no, no, no.
Io fiducio la polizia, io fiducio del carabinieri, io fiducio la polizia italiana, io fiducio la polizia locale, io fiducio tutti, rispetto tutti la legge italiana. Queste le parole del papà di Rami, fuori dall'obitorio dove è in corso l'autopsia sul corpo del 19enne morto domenica mattina per la caduta dal motorino dopo un inseguimento con una gazzella dei carabinieri. È attualmente in coma al Policlinico di Milano il 22enne tunisino che guidava lo scooter quella sera. La famiglia ha preso le distanze rispetto agli episodi di violenza verificatesi negli scorsi giorni nel quartiere Corvetto. Intanto, questa sera al 18 si è tenuto un presidio della Lega per denunciare l'emergenza delle seconde generazioni a Milano abbandonate dal sindaco Sala, si legge in una nota. Sulla stessa linea Fratelli d'Italia, appuntamento a domani, sabato 30 novembre alle ore 10 in piazzale Corvetto, per restituire dignità e sicurezza ai cittadini che vivono qui e che hanno diritto a un quartiere decoroso e vivibile, scrive il partito. Lo dicevamo bene poco fa nel servizio di Aurora Mavaracchio con il presidio della Lega che si sta tenendo proprio in questi minuti con l'europarlamentare consigliera comunale di Milano Silvia Sardone. Oggi era il giorno dell'autopsia completata da poco e andiamo a vedere quali sono i risultati. È stato decisivo l'impatto con il semaforo, leggiamo dal sito di ADN Cronos, fatale la lesione alla aorta per il giovane 19enne, come dicevamo nel servizio, resta in coma invece l'altro giovane che guidava lo scooter. E sui fatti di Corvetto è intervenuto oggi con una lunga intervista al quotidiano La Repubblica l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che ha affrontato la questione dei recenti appunto proteste, anche quanto ha fatto seguito alla morte di Rami. Occorre andare oltre gli stereotipi, dice l'arcivescovo, non fare catastrofismi ma aiutarsi. Sentiamo il servizio di Anna Maria Braccini. Quel che rende sicura una città non è che ci siano le porte blindate alle case o i militari per strada. È questo che l'arcivescovo ha detto riflettendo sui fatti del Corvetto in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. In linea con la visione coltivata in questi anni di episcopato ambrosiano, Delpini chiede una lettura meno catastrofica ma più penetrante e costruttiva della realtà, spiega, per non fare allarmismo ma per provare ad aiutare. E aggiunge: il Corvetto è simile a tanti altri quartieri con le sue case magari degradate, ma anche i mercati pieni di gente che fa la spesa, che dialoga, le scuole, le chiese. Non la definirei una banlieue. Ricordando la presenza capillare della diocesi di Milano sul territorio, che proprio nella zona ha promosso progetti di integrazione attraverso Caritas, Fondazione degli Oratori Milanesi, Fondazione Cariplo, l'arcivescovo che recentemente per la sua visita pastorale alla città ha visitato tutte le periferie milanesi, osserva: mi pare che non si possa parlare di un ghetto abbandonato dove non c'è niente. Poi l'affondo. Serve stabilire relazioni fra persone che si rispettano e che cercano di capirsi, perché non sempre effettivamente è facile farlo oggi. Ma io credo che studiare assieme, pregare assieme, giocare assieme siano modi per creare quel senso di appartenenza che è poi il segreto per rispettare la propria casa, la propria strada, il proprio quartiere. Invece che procedere per stereotipi, bisognerebbe andare a parlare con questi ragazzi e con i loro familiari, ascoltarli, come fanno infatti Caritas e i servizi sociali pubblici. La cronaca di Milano con un inseguimento oggi passa col rosso, folle inseguimento, leggiamo dalla pagina milanese di Milano Today, un incidente per fortuna senza gravi conseguenze, nella descrizione venerdì mattina da film tra Piazzale Loreto e Via La Marmora, quindi un inseguimento piuttosto lungo dalla zona est della città fino al centro Porta Romana. Gli agenti della polizia locale hanno bloccato l'auto, due vigili sono rimasti leggermente colpiti. Contusi. Invece in metropolitana sulla linea 2 questa la notizia dell'arresto di due giovani, un 22enne marocchino e un connazionale di 24 anni, saliti sul vagone della metropolitana alla stazione centrale, mentre un complice controllava la situazione è stata strappata una collalina d'oro a una turista 21enne per poi fuggire. La scena è stata vista dagli agenti della squadra mobile che seguivano i due scippatori da Via Vitruvio.
Vesuvio, dove erano stati notati mentre osservavano i clienti di un hotel, hanno bloccato subito i metropolitana il complice, e l'altro, il connazionale, si è dato alla fuga, bloccato in un cantiere in via Le Petit all'angolo con via Scarlatti, quindi a pochissima distanza dalla stazione centrale. La collanina che era stata buttata a terra durante il tentativo di fuga è stata recuperata. I due ladri irregolari e con precedenti sono stati arrestati per furto con strappo in concorso. Tutto questo è accaduto nella giornata di mercoledì, poco dopo le 20. A Turro invece è stato sgomberato da parte delle forze dell'ordine un edificio abbandonato in via Stamira d'Ancona, occupato abusivamente da alcuni senza tetto. Lo riferisce in una nota la prefettura di Milano. L'operazione è stata effettuata dall'unità operativa della polizia locale del comune di Milano con il supporto di personale della polizia di Stato. All'interno dello stabile erano presenti 10 occupanti abusivi che sono stati allontanati. Al termine delle operazioni l'immobile è stato riconsegnato alla proprietà per la messa in sicurezza. Un altro sgombero, riferisce ancora la prefettura, è stato eseguito nel complesso immobiliare ex Cise, sito nel comune di Segrate in via Reggio Emilia, già sede del centro informazioni studi esperienze. L'operazione, eseguita dai militari della Compagnia dei Carabinieri di San Donato Milanese e da due squadre del 3° Reggimento dei Carabinieri Lombardia, con l'ausilio di personale della Polizia Locale di Segrate e dei Vigili del Fuoco di Milano, all'interno di questo stabile a Segrate erano presenti 3 persone allontanate e sono in corso i lavori di messa in sicurezza ad opere di alcune ditte incaricate dalla società. Rimaniamo a Milano perché si parla da mesi della ZTL che chiuderà il traffico, il quadrilatero in centro e San Siro. E oggi le dichiarazioni dell'assessore alla mobilità Arianna Censi, che spiega come siano stati superati quasi tutti gli ultimi passaggi e dichiara che si stava andando avanti nella relazione con il Ministero. Tutto questo nelle dichiarazioni a margine della presentazione delle linee guida per la mobilità attiva, un percorso partecipato che si è tenuto nel corso della giornata di oggi a Palazzo Marino. Sentiamo l'assessora Censi. Noi stiamo andando avanti nella relazione con il Ministero, devo dire anche virtuosa su alcune questioni. Dobbiamo definire l'infrastruttura tecnica e io credo che abbiamo quasi superato tutti i problemi. Drammaticamente la cosa che più ci ferma in questo momento sono le cose pratiche, cioè il rispetto dei tempi di realizzazione da parte delle aziende a cui abbiamo affidato i contratti. Anche su quadrilatero, quindi non è ancora... Stiamo proprio, abbiamo un po' di difficoltà pratiche, non riguardano noi, sì, ma sì, le consegne, sì, da parte dell'azienda, ed è chiaro che l'infrastrutturazione tecnologica è un elemento importante, quindi da una parte stiamo risolvendo temi di carattere autorizzativo e di coerenza con le linee del Ministero. Rimaniamo a Milano perché il Palalido cerca un nuovo nome al posto di Allianz Cloud. È andato però deserto il bando. Con Stefano Guerrera le immagini della struttura, una dei più belli palazzetti milanesi. Andiamo a vedere quali sono le novità. Il Palalido non si chiama più Allianz Cloud, ma non ha un nuovo nome. È infatti andata deserta la nuova gara per i diritti sul nome del palazzetto dello sport. L'asta è stata indetta dalla società del comune di Milano, Milano Sport, e prevedeva un'offerta base di 1.620.000 euro per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni. Nessuno sponsor ha consegnato un'offerta entro il termine massimo, il 18 novembre. Un luogo storico per gli eventi e lo sport milanese, fin dal 1961, l'anno della sua nascita. Casa dell'Olimpia Milano per anni, nel 2010 la struttura chiuse per lavori di ristrutturazione, che durarono più del previsto. Intoppi burocratici, mancanza di risorse e persino la scoperta di amianto durante la demolizione del vecchio Palalido rallentarono la riapertura. Soltanto nel 2019 il palazzetto riaprì con il nome Allianz Cloud. La società di assicurazioni vinse un contratto di 5 anni per il naming right con un'offerta di 1.840.000 euro. Il nome Cloud, invece, fin da subito derivava dalla caratteristica forma di nuvola del palazzetto. 5.000 posti per assistere a pallavolo, box, arti marziali e basket. Nuove difficoltà quindi per il Palalido, ma da Milano Sport trapela ottimismo.
La società comunale dovrà ora indire una nuova asta, visto che nessun operatore economico ha manifestato interesse per la struttura. Probabilmente sarà abbassata la base d'asta, presentando ulteriori incentivi che consentiranno così condizioni economiche più vantaggiose. Il 2025 potrebbe essere l'anno buono per un nuovo nome dato a questo simbolo dello sport milanese. Se ne parla da settimane ed è finalmente arrivato oggi, è il Black Friday, giornata di sconti per lo shopping, che dà anche in qualche modo il via alla stagione natalizia, le festività e il 25 dicembre che si avvicina. Siamo andati con Stefano Guerrera a chiedere ad alcuni milanesi in giro per lo shopping com'è andata, se c'è davvero stato un risparmio importante. Vediamo un po' le reazioni. Anche quest'anno è arrivato il Black Friday. Prezzi scontati per lo shopping di ogni tipo nei negozi e online. Dall'abbigliamento alla tecnologia, dagli articoli per la casa ai giocattoli per i più piccoli. C'è chi punta già ad acquistare i regali di Natale. Negozi e piattaforme per l'intera settimana, fino al culmine del venerdì, hanno presentato offerte convenienti per i consumatori, prima dell'arrivo del Cyber Monday e dei saldi di gennaio. Secondo un'indagine di Altroconsumo, quest'anno l'82% degli italiani ha previsto di acquistare qualcosa nel venerdì più conveniente, un dato in leggero calo rispetto all'85% di un anno fa. In media circa 200 euro messi da parte per l'occasione. Dei pantaloni con paillette per mia figlia, 50 euro. Ma lei acquista sempre per il Black Friday o usa anche i saldi dopo il Capodanno? Anche i saldi dopo il Capodanno, sì. Sempre solo i saldi e solo quando ci sono degli sconti. Non mi interessa Black Friday e nemmeno i saldi in generale. Tiro fuori le cose più brutte che ci sono e basta. Più o meno quanto è costato tutto? Più o meno è costato 200 euro. Una Alexa per Natale. È un regalo per amici ed è costato 20 euro in offerta. In questi giorni stiamo registrando un aumento di flusso e anche di vendite, sì, approfittano molto delle offerte e niente, quindi noi dei negozi stiamo lavorando un po' di più, sì. Tantissimi regali per Natale e tantissimi invece approfittano delle promo per se stessi anche. Notizia sportiva: in occasione dell'incontro di calcio Milan-Stella Rossa, che valevole per la Champions League, che si terrà l'11 dicembre a San Siro, il prefetto di Milano Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha deciso di adottare per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità un provvedimento con alcune prescrizioni, come il divieto della vendita dei biglietti per i residenti in Serbia per tutti i settori dello stadio, l'incedibilità dei titoli d'ingresso, la vendita dei titoli d'ingresso per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione del Milan. Si temono quindi situazioni complesse all'esterno dello stadio, per questa la decisione del prefetto di vietare la trasferta ai tifosi serbi. Chiudiamo con un servizio: Aristide Malnati ci guida in una visita virtuale al Max di Chiasso fino al 16 febbraio. C'è in mostra l'arte di Giovanni Pintori, sardo di nascita ma milanese d'adozione, e allora andiamo a vederla. In mostra un maestro del disegno legato alla pubblicità. Al Museo Max di Chiasso, in Svizzera, è visitabile fino al 16 febbraio 2025 l'esposizione Giovanni Pintori, pubblicità come arte. Infatti, sin da quando è nata, con la cartellonistica di artisti di fine 800 come Toulouse-Lautrec, la grafica pubblicitaria è un'arte votata a curare lo stile estetico per rendere più persuasivo il messaggio. Sono esposti, divisi per tematiche, 150 lavori di pittori, schizzi, bozzetti, acquarelli, costruzioni in legno e soprattutto manifesti per i quali si ispira ai primi manifesti liberti di fine 800. Questa nuova mostra si inserisce in un percorso di rassegne monografiche su grafici pubblicitari inaugurato ormai anni fa proprio al Museo Max a Chiasso. Oltre 300 le opere esposte, in grado di passare in rassegna tutto il progetto creativo di Giuseppe Pintori, grafico ma soprattutto artista nato in Sardegna che ha attraversato tutto il Novecento.
Si parte dai manifesti per passare alle locandine e ai logotipi per le imprese e poi schizzi, bozzetti, disegni, carte intestate, articoli di giornale, pubblicazioni varie per finire con le costruzioni in legno di Moto Perpetuo che l'hanno reso famoso persino in Giappone. La luce, l'armonia e il colore nelle varie parti di ogni sua opera sono le principali caratteristiche di Giovanni Pintori che curava per le sue creazioni di grafico pubblicitario. Principalmente realizzò manifesti, locandine e logotipi per imprese. Era l'ultima notizia, vi ricordo, dopo questo telegiornale andrà in onda la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi a cura di Anna Maria Braccini, che propone questa sera un servizio sul capolavoro seicentesco del Padovanino conservato nel Palazzo della Curia Milanese, così come vi ricordo che sul portale della Diocesi di Milano potete trovare tutti gli aggiornamenti sulle notizie diocesane e trovate anche uno spazio dedicato al Caire di Avvento, le meditazioni dell'Arcivescovo online ogni giorno a partire dalle 7 del mattino, visibili anche sui social diocesani, su Telenova e ascoltabili su Radio Marconi. Il TGN termina qui, vi do appuntamento a lunedì alle 19:15 e vi auguro una serata e un felice weekend.